a tutti. Oggi un nuovo video, un video extra, poiché questa settimana, martedì, non ho caricato un video. Ne ho approfittato appunto per girare questo e per mostrarvi delle nuove creazioni e farvi un brevissimo tutorial, ma che sarà molto versatile e spero molto d'aiuto a chi vorrà realizzare poi le creazioni che vi faccio vedere. Allora, si tratta del tutorial di questo componente qui. È un componente comunque facilissimo da realizzare, infatti questo è un tutorial per principianti, ma voglio mostrarvi come ho abbinato io tantissimi di questi componenti combinandoli appunto tra di loro e creando secondo me dei gioielli semplici e comunque d'effetto. Inizio col mostrarvi questo orecchino qui che ho realizzato appunto con tre colori di Super Duo e sono dei colori metallici, come potete vedere, oro, argento e rame. Sono colori bellissimi che ho acquistato da Cadoro. E in questo tutorial vi spiegherò proprio come realizzare questo modulino qui, che poi mi servirà per completare tutto l'orecchino. Allora, questo è appunto uno degli orecchini che ho realizzato, che però a cui però ho deciso di abbinare anche un bracciale che realizzerò in questo modo, poi facendo partire la fascetta di Super Duo da questi due mezzi cristalli, e quindi questo sarà appunto il centrale anche di un bracciale. Come vedete, si può giocare tantissimo con questi componenti e si possono ottenere dei risultati veramente molto d'effetto, secondo me. Quindi questo è il primo orecchino che ho realizzato. Passo a mostrarvi altre due tipologie di creazioni. Un altro orecchino che ho realizzato è questo qui ed è composto da tre triangoli di tre dimensioni diverse incatenati tra loro, quindi sono proprio chiusi uno dentro l'altro. Quindi praticamente davanti si vede in questo modo. Poi ho applicato questo perno color rame per creare insomma degli orecchini secondo me molto particolari. Il terzo componente che vi mostro è questo qui, che è appunto un ciondolo realizzato con tre triangoli diversi collegati appunto tramite la punta del triangolo precedente. Di questa creazione l'ispirazione me l'ha data Omberetta, perché le avevo mostrato appunto il primo orecchino che ho realizzato e lei mi ha detto: perché non provi a farli anche con i triangoli capovolti? E quindi ci ho provato e ho realizzato questo ciondolo. Ho poi utilizzato un collarino in alcantara e in realtà, anche se all'inizio volevo creare degli orecchini, poi mi sono resa conto che la grandezza, congiungendoli soltanto per la punta, era troppo eccessiva secondo me per fare degli orecchini. Avrei dovuto fare dei triangoli leggermente più piccoli oppure partire da questa misura qui. Quindi fare una base di 7, 5 e 3 Super Duo. Magari in questo modo sarebbe stato molto più carino, ma non escluso che non lo faccia più avanti. Quindi io spero che questa idea vi piaccia. Ho chiamato questa linea Chained proprio perché si tratta di triangoli collegati tra loro in vari modi. Quindi, detto questo, io vi lascio al tutorial del componente singolo. Poi, ovviamente sul mio blog sotto ogni creazione vi spiegherò quante Super Duo servono per realizzare i vari triangoli che ho realizzato. Quindi, detto questo, vi saluto e vi lascio subito al tutorial.
Per realizzare il nostro modulo a triangolo abbiamo bisogno di mezzi cristalli da 4 mm. Io sto utilizzando questi nella colorazione matte metallic copper. Rocaille 110, io sto utilizzando queste che sono le vintage copper della Miyuki. Super Duo, io sto utilizzando le metallic camel gold, queste qui che sono in realtà un color rame. E all'occorrenza vi serviranno anche delle 15-0 se ne avete dello stesso colore. Io utilizzerò le 11-0 come ho fatto per questo modulino qui, perché non ne ho di questa colorazione, mentre qui ho utilizzato le 15-0. Come ago vi consiglio un ago numero 12. E come filo sto utilizzando il Fireline, ma vengono bene anche con il Miyuki, solo che ovviamente bisogna inserire l'ago più volte all'interno delle perline e quindi credo che la lavorazione venga più stabile con il Fireline. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è inserire sull'ago questa sequenza di perline. Innanzitutto si tratta di 21 Super Duo alternate e non alternate con delle rocaille 110. Allora, praticamente andiamo a inserire sul lago questa sequenza di Super Duo. 2 Super Duo, una rocaille 110, una Super Duo, una rocaille 110, una Super Duo, una rocaille 110, una Super Duo. Una rocaille 110, una super duo, una rocaille 110, una super duo e una rocaille 110. Questa sequenza di perline deve essere ripetuta 3 volte. Quindi, infatti, poi abbiamo sempre le 2 super duo e la sequenza di super duo alternate con le rocaille. E per la terza volta, ecco qui, 2 super duo e la sequenza di perline alternate con le rocaille. Ciò che dobbiamo fare adesso è praticamente chiudere la lavorazione a cerchio. Io rientro prima nell'ultima perlina e poi pian piano rientro in tutte le super duo. Sono passata di nuovo con il filo all'interno di tutte le perline e ora praticamente ho il filo che fuoriesce da questa super duo qui. Mi porto con il filo nel secondo buco della Super Duo stessa e visto che è una delle Super Duo che si trova appunto in una coppia, inserisco un mezzo cristallo da 4 mm tra una Super Duo e l'altra. Quindi prendo un mezzo cristallo da 4 sul lago e rientro semplicemente nella Super Duo successiva. Gli altri spazi che ci sono tra una Super Duo e l'altra vanno riempiti con delle rocaille 110. Quindi prendo una 110 ed entro qui. Prendo un'altra 110 ed entro qui. Come vedete, ci troviamo di nuovo in prossimità di una coppia di Super Duo. Quindi riprendo un secondo mezzo cristallo da 4 mm e lo inserisco appunto nella coppia. Poi procedo con le 11-0. L'ultima punta da delineare è questa qui, quindi inserisco un altro mezzo cristallo da 4. Appunto, i mezzi cristalli servono proprio per delineare le punte del triangolo. Con questa tecnica possiamo creare anche altre forme. E non ci resta che inserire
le 11.0 nelle Super Duo rimanenti. Come vedete, ho appena terminato di completare il nostro triangolo. Ora non ci resta che inserire delle rocaille. In questo caso io utilizzo le 11.0, ma potete utilizzare anche le 15.0. E ho il filo che fuoriesce da questo foro qui, che è il foro appunto superiore della Super Duo prima del mezzo cristallo. Prendo 7 rocaille 11.0, mentre se usate le 15.0 ve ne servono 9, e rientro semplicemente nella Super Duo e nella rocaille 11.0 successivi, formando così un archetto. Ecco qui, quindi io ripasso anche all'interno di queste perline qui e farò la stessa cosa qui. Poi ripasso all'interno di queste perline qui e farò la stessa cosa anche su questa perlina qui. E ci vediamo quando abbiamo finito. Come vedete, ho appena completato il nostro triangolo. Ora andrò semplicemente a ripassare più volte il filo all'interno delle perline esterne, anche per rinforzare gli archetti, questi qui, e poi andrò a tagliare il filo. Quindi il nostro componente molto molto semplice è terminato, e come vedete poi potete combinarli insieme con una fascetta, come ho fatto in questo caso qui. Andrò a realizzare il duplicato di questo orecchino qui con una fascetta, e qui ho utilizzato nello specifico 14 Super Duo argento. Le ho chiuse a cerchio, ovviamente inserendole con l'ago all'interno del triangolo sottostante, del triangolo sovrastante. Quindi quando chiudete, mi raccomando, ricordatevi di chiudere la fascetta intorno ai due triangoli. Detto questo, io vi saluto. Spero che questo tutorial un po' sbarazzino, ma molto molto semplice, vi sia d'aiuto per realizzare bracciali, ciondoli e orecchini molto carini e d'effetto. Quindi spero di vedere presto le vostre versioni, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!